Allora, proseguiamo appuntamenti ora di poesia. Sono quattro appuntamenti che saranno introdotti da Gianni Montieri e Anna Toscano che si alterneranno. Io vi dico tutti i nomi e quindi poi saranno loro stessi a chiamare rispettivamente. Comunque, in progressione Luciano Argentino, Carlo Bordini, Mario De Santis e Rossella Tempesta. Inizia, credo, Anna Toscano con Luciano Argentino. Grazie Anna. Tranquilli. Buongiorno a tutti, e qui abbiamo Luciano Argentino che ci leggerà alcune sue poesie, ma prima le facciamo qualche domandina difficile. Luciana è romana e ha suo attivo otto raccolte poetiche, di cui la prima uscita nel 1991 dal titolo Gli argini del tempo e l'ultima nel 2016 Le stanze inquiete per la vita felice. La sua poesia nasce dall'osservazione, ciò che crea la poesia in lei, l'osservazione dell'altro e l'empatia che la lega al mondo e alle altre persone. Ti chiederei chi è l'altro nella tua poesia? Bella domanda. L'altro è senz'altro l'altro, quello che incontro tutti i giorni, fuori e anche dentro di me, però non soltanto l'altro, il tu, anche il tu che convive dentro il mio io. E diciamo che nell'ultimo libro invece è pieno dell'altro proprio come esterno, che poi comunque in questo libro ho cercato di interiorizzare e poi di fissare qui sulla pagina. Puoi portarlo in versi. Sì. Cosa vuol dire mettere l'esperienza umana in poesia per te? Perché la poesia, la tua poesia è esperienza umana dell'altro che poi diventa tua. Sì, certo, per me la poesia in questo è fondamentale, sia perché io la vivo proprio come un modo di essere nel mondo e di rapportarmi con il mondo e con le persone soprattutto. È quello sguardo un po' ulteriore sulla realtà. E credo che la poesia poi ha anche una certa attinenza anche con la scienza, no? Laddove la scienza è questa scomposizione della complessità di alcuni eventi e laddove appunto la scienza poi cerca di scomporli in fatti più semplici. E così un po' la poesia in questa complessità così a volte confusa e contraddittoria che è l'esistenza riesce poi invece a scomporla. Però ecco, la poesia magari a differenza della scienza che è più una scomposizione analitica, oltre a questa analisi c'è anche ecco, il portato che dicevi tu, questa empatia. Questo amore, io direi anche amore, senza timore di usare questa parola, amore verso l'altro. Questo amore ti porta anche a scrivere poesia civile, che so che non è un tema che vuoi molto affrontare, però è piena la tua poesia di questo, si Io non so, incontra. forse in quest'ultimo libro, proprio perché quest'ultimo libro, Le stanze inquiete, appunto nasce da un'esperienza lavorativa, ecco, è necessario che io lo dica, alla cassa di un supermercato. E quindi ho cercato di raccogliere, di raccontare quelle minime storie che le persone che in quegli anni in cui ero lì si sono avvicendate alla mia cassa hanno voluto un po' così condividere con me, magari delle piccole storie, è chiaro io lì lavoravo, quindi non è che potevamo metterci a parlare più di tanto. E però dal punto di vista umano è stato molto arricchente, ecco perché da poeta c'è questa anche curiosità verso tutto ciò che è l'essere Altro. umano, che è l'altro, ecco. Ti ascoltiamo, grazie. Benissimo. Allora sì, leggerò qualche testo da Le stanze inquiete. Una sorta di, l'hanno anche definita una sorta di Spoon River dei vivi. Pina, 1,50 m di acciacchi, mi dà monete dal calore buono e un po' rassegnato, come il suo sguardo velato di pianto, nel raccontarmi che il marito, malato da tempo, l'ha svegliata in piena notte e le ha detto: Pina, Alberto se ne va. E se n'è andato, come ce ne andiamo tutti, già distanti gli uni dagli altri, per certi invalicabili silenzi. Franca mi confida che il figlio ha dei problemi. È timido, chiarisce, e candidamente aggiunge: Ma mica c'è nato, sai? C'è diventato. A voler dire che lei l'ha fatto sano e poi chissà cosa l'ha guastato.
ma forse è il nascere a guastarci, quel giungere da dove, quell'essere infieri che fa di noi dei diventati. A Virgilio. Si campa, rispondeva, prima che decidesse di smettere, prima che cercasse scampo altrove, che l'ultima zolla franasse e fosse il vuoto, fosse la caduta. Tutta la vita ho lasciato oltre il davanzale, che bastano i muscoli e le ossa per raggiungere l'asfalto, e poi da lì chissà, magari risalire, dare un'altra occhiata alla casa, al figlio, e finalmente capirne qualcosa di quel figlio disgraziato, disgraziato io che l'ho messo al mondo e non ce l'ho saputo abituare, ma vedi, ormai non ci so stare più nemmeno io. E poi, voltandomi, potrei vedere lei, lei che è andata avanti, che il cuore più non le reggeva per lo strazio di quel figlio cresciuto senza vita, che nemmeno la morte l'ha voluto quella volta. A me il cuore tiene ancora, soltanto la mano trema da tempo sono caduti i denti e il bottone dei pantaloni è saltato. Ma sotto questa camicia sudicia il cuore va, sta saldo e solo, solo lui è rimasto e solo lui devo fermare, adesso che tutto il resto è fermo, è perso. Maria è buona, Maria ha la saggia semplicità delle prede, è umile Maria, e cammina lungo una strada già tracciata, perché si è gettata indietro, perché abita una solitudine nubile, ma sa che non è per quella che è nata, e si chiede per cosa allora, per quale chiamata, se erroneamente nella sua bocca la dittatura del silenzio si fa preziosa colatura. Non è facile scrivere poesie, è facile semmai dirsi poeti, se sia poesia vera poi chi lo sa, che già dire cos'è poesia non è questione da poco, eppure mi appassiona la vita e lascio che le cose mi rovistino lo sguardo e l'anima, anche in questo bar di periferia, dove assieme al caffè bevo le parole di un poeta morto in un gulag vicino a Vladivostok, quasi 5 lustri prima che io nascessi, che tutto questo fosse, che ormai di anni da quella data incerta ne sono passati quasi 70, ma ancora mi parla, ancora mi dice sopra il vocio del bar, sopra il vocio del mondo. Ma cosa avremo noi da dire a quelli che verranno? Se è già difficile intendersi parlando, figuriamoci poi dirlo in poesia, come tento io, che non sono laureata e non insegno, ma imparo, imparo molto, anche se di noi mi passa da avanti quanto finisce nelle fogne, ma pure tanti occhi, tante storie, perché magari, ecco, so ascoltare. D'altra parte, se non sapessi ascoltare, che poeta sarei? Eppure temo che tutto in noi passi e scorra via, ma devo credere che qualcosa resti e si fermi e sia seme. Ma poi mi dico pure che credevo che il dolore rendesse migliori, e invece no, perché il dolore a volte sta tra noi e il mondo come uno scudo e non come un abbraccio. Né credo che la poesia deve tirare giù Dio, perché Dio ce l'ha già dentro. Semmai deve tirare sugli uomini, sollevargli il mento e alitargli nelle narici parole ancora calde di vita, fragranti di verità, che poesia certo non è solo un fatto di metrica e la libertà del verso è condizionata. Perché non basta andare a capo di che poi, se siamo in un tempo senza capo né coda, a capo di me stessa almeno, anche se ho una biografia stanziale, ma fitta fitta di anime e di corpi, e dunque nomade nell'essenza, e allora scrivo, scrivo, perché poesia è la casa e la strada che ad essa mi conduce. Grazie. Grazie. E leggo, adesso sono rimasto qualche
minuto, secondo, un paio di inediti da una raccolta che ho intitolato probabilmente provvisoriamente Frammenti di autobiografia postuma. Sta dalla parte di quelli che usano le parole per cercarsi nel buio che rosicchia la luce e ai quali accade a volte un di più di vita o una sottrazione, perché essi vivono nello squilibrio, scomposti, senza baricentro, obliqui equilibristi dell'invisibile, senza consenso. Li abbracciano. I sommozzatori abbracciano i corpi degli annegati per riportarli in superficie. E lei abbraccia le parole vive nel fondo marino del suo corpo contro il loro corpo gonfio di silenzio. Le porta a galla perché sulla pagina cantino al mondo la lucentezza delle tenebre e come è giusto il nostro essere temporali e come è perfetta l'equazione di vita e di morte per noi numeri complessi nel moto relativo dell'esistenza. Grazie. Grazie, Riccardo. Grazie. Grazie a voi.